movimento in evoluzione. Adesso oggi abbiamo tante dimensioni delle biblioteche, ma questa, ecco, diciamo, era già nata con certe caratteristiche, e quindi, ecco, avremo modo magari di svilupparla anche con le risorse comunitarie, regionali, insomma tutto quello che sarà possibile effettuare. E quindi abbiamo ritenuto di fare di queste innovazioni. Poi cosa è successo? Abbiamo avuto lo stop del Covid, praticamente lì ci stiamo un po' riordinando adesso, per cui abbiamo verificato, constatato che non c'era più nessun motivo ostativo né dal punto di vista dell'aggregazione, della possibilità di essere qui, né di nessun'altra materia. Motivo per cui abbiamo rapidamente abbiamo colto l'occasione, perché era doveroso, perché abbiamo aspettato troppo, insomma, sostanzialmente ci dispiace aver aspettato un po' di tempo dalla diciamo, delibera del collega, però diciamo, adesso le condizioni c'erano, le abbiamo sfruttate a pieno. Trasparenza continua tra quello che sono le attività scolastiche, ripeto, che sono fatte in momenti belli, in momenti meno belli, ma comunque tutti devono essere testimoniati, perché è un'attività pubblica che va nei confronti, deve essere sempre pronta a dire quello che fa, assumersi le proprie responsabilità e insomma ad essere sempre pronta a testimoniare e comunicare le proprie attività. Quindi ci tenevamo anche in questo momento, per poter poi potete rivedere, insomma, sostanzialmente sulle nostre pagine Facebook, YouTube, Instagram, ultimamente anche TikTok, più per la parte giovanile, diciamo, ecco, copriamo, cerchiamo di fare in modo che i social siano uno spazio istituzionale e di comunicazione, a dire che poi l'uso che se ne fa dipende molto da chi detiene l'account. Noi come detentori istituzionali dell'account cerchiamo di utilizzarlo proprio per essere sempre presenti nel territorio e rendere conto di quanto facciamo. Grazie, devo girare. Se sentite la risposta.